Ecco qua, siamo arrivati. Ciao, oggi siamo in una montagna più griffata. Siamo al Passo Pordoi, come potete vedere, e stiamo per prendere la seggiovia per andare su al Pizboè, da dove faremo un percorso. Oggi purtroppo il tendine di Albano non consente di andare su. Grandi manovre, allora abbiamo deciso di fare i pigri e prendere la seggiovia. Quindi niente, sì. 1000 metri di dislivello. Vabbè, dai, ci aggiorniamo dopo che sta arrivando. Faccio vedere se riesco anch'io. Questa è una finestra privilegiata sulle Dolomiti, da qui sì. Si vede di tutto, sì. Il Civetta, il Sorapis, cioè tutto un giro di montagna meraviglioso, vedete che è un paesaggio proprio lunare, perché questo con i ghiacciai è il coso, eh. Questa è la Marmolada, quella che vedete qua dietro è la Marmolada. Cioè, qui si vede la Marmolada, cioè. Tra un po' non si vedrà più purtroppo, ma sì. Tra qualche anno. Purtroppo così. Ecco. Vabbè, proviamo ad andare avanti. Sì. Ok. A tra poco. Questo dobbiamo fare, no? Sì. Un paesaggio lunare, eh? Siamo troppo alti perché cresca qualsiasi cosa. Sì. Un po' di muschio con dei fiorellini. E basta. Sì, e nient'altro. E altro che burroni e roccia. Vabbè, andiamo. Una bella piramide a sé. Se si veniva da piedi, si veniva su da qui. Questo è il percorso che porta da Passo Pordoi, che arriva su, che c'è il Gaglione, diciamo. In effetti c'è gente che viene su, sì, anche correndo. Ma non è tanto, sono 1000 metri di dislivello, sai, non sì, è che sia... Sì, 900 segnato. Sì, chissà cosa. Purtroppo se il tendine mi ha mollato è così, eh. Sarà per la prossima volta. Intanto facciamo la parte superiore. Sì, dai. Andiamo fino al sì, Pizboè. Sì. Hai detto che la prossima volta siamo in mountain bike. No, prossima volta cambiamo percorsi. Sì. E quindi niente più montagna. Vi facciamo vedere la nostra splendida laguna e sì, alcuni cimeli storici. Una chicca. Esatto. Ma li serviamo per la prossima volta. La prossima volta. Andiamo avanti, dai. Thank you.
Allora ci siamo. Adesso si affronta la salita. Eh sì. Insomma, la grossa salita. Il dislivello dovrebbe essere fattibile. Abbiamo fatto di peggio. Sì. Andiamo, dai. Ed eccoci qui, alla croce. Siamo arrivati su. Siamo arrivati in cima. Panorama bellissimo, almeno dalla parte di là, perché di qua vento su nuvole non si vede. Sì, peccato. Peccato veramente. Comunque è bellissima. Sì. E spinge. Sì, spinge, non è proprio spinge, una passeggiatina. Sì, non è... sì. Poi è anche tanto piena di gente. Sì. Qui c'è cioè, uno che butta un sasso, l'altro che si ferma al posto sbagliato. Però... comunque, dai. Siamo arrivati? Sì. E niente, ci aggiorniamo dopo. Sì. Ok? Guarda lo speck. Ma è buono almeno. Lo speck è buono, il pane lasciamo, andiamo perdo, pretoso dai. Velo. Andiamo giù? Sì, certo. Ok. Andiamo giù. Gilissimo, va benissimo così, perfetto. Ecco qua, così. 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 Non sa roba di poi ma. Vaffanculo. Preferisse il gaglione così. Quindi
Tu vai giù così, sì, no? Io cado così, sì. Mi tiri le racchette, le recupero. Ma... siamo rientrati al rifugio Pordoia, cosa dici? Come è andato? Secondo te è un bel live, un bel viaggetto, insomma. Sì, tanta gente. Tanta, vabbè, ma adesso insomma, siamo quasi a Ferragosto, quindi è normale. E anche tanta gente che probabilmente qui non ci dovrebbe venire. Sì. Perché non ce la fa. Sì. E quindi blocca i sentieri. Comunque, però il posto è meraviglioso. Posto meraviglioso, veramente. Sì. Adesso decidiamo se andare giù a piedi, che sono circa 1000 metri di dislivello. Andare. Oppure ritornare su, sì. Che saranno altri 300, 200 metri o 300 di risalita. Sì. Adesso valutiamo, intanto andiamo avanti, dai. Sì. A dopo. A dopo. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby. Here we go. Put it on ya. Bet your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a little longer. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby. Here we go. Arrivati adesso. Ecco, siamo tornati al punto di partenza, adesso ridiscendiamo causa tendine, sì. C'è Albano con la funivia, ma vedete
che giro di montagna c'è. Sì, è stupendo. È stata una cosa veramente meravigliosa. In realtà corto il percorso, impegnativo, c'era qualche scaletta, sì, quindi dai. Non portateci bambini piccoli, no. E neanche i cani, perché non sanno andarci. Però insomma, tutto bene, ci è piaciuto molto. Tu lo rifaresti? Quanto gli dai? Ma gli darei un 8 pieno. Sì, 8 sì. Più per... 8 più. Per sì. La bellezza del panorama. Sì, dai, insomma, sì, per tutto, dai. Difficoltà? Ma darei un 6, mezzo, 7. Un 7. Sì, un 7 di difficoltà. 7 perché, insomma, io non so, spinge. E per quanto la rifaresti adesso con mezza bottiglia d'acqua? Diciamo 4.000 dollari, d'euro, scusa. 4.000 euro, che adesso costeranno di più del dollaro, sì, giusto? Esatto, sì. Sei caro per le spese? Insomma, dai. Tutto alloggio. Gratuito. Sì. Su però... in rifugio. Esatto, e torniamo giù domattina. Vabbè, allora dai. Adesso ci vediamo la prossima, dove sarà? In mountain bike, facciamo la panoramica di Cavallino, poi facciamo Rio Grande, Rio Piccolo, insomma facciamo un po' di mountain bike. Ecco, così vi facciamo vedere sì. Qualcosa di nuovo e diverso. Sì. Salutiamo anche i nostri iscritti, no, saluta anche i nostri iscritti. Soprattutto i nostri iscritti, Luciano Tollardo, il Montanaro Camuno e tutte le persone che ci seguono. Sì. Anche dalla Sardegna. Sì. Fino alla Sardegna. E alla prossima. Alla prossima, ciao.